Per chi si fosse perso l'inizio di questa puntata, siamo nel bellissimo comprensorio sciistico di San Martino di Castrozza, Primiero, Evanoi e il Passo Rolle. Nella prima parte di questa puntata di Sport Outdoor TV, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata al turismo e gli sport all'aria aperta, abbiamo camminato, fatto trek nelle famose pale di San Martino con questo bellissimo progetto Palaronda Trek. Seconda parte invece, le bellezze di San Martino di Castrozza e poi del Bike Park qui all'Alpe di Tognola. Con l'amico Filippo abbiamo fatto questa bellissima discesa di 10 km. Ora cambiamo scenario, o meglio, cambiamo bicicletta, lasciamo le ruote grasse, salutiamo Filippo per questa bellissima esperienza in mountain bike qui dal Bike Park, e con le ruote normali, con le biciclette da corsa, facciamo la salita del Passo Rolle. Partiamo dai 1400 metri di San Martino di Castrozza e arriviamo ai 2000 metri del Passo Rolle, 9 km di salita, una delle più belle salite del Trentino. Siamo nel centro di San Martino di Castrozza e siamo pronti per questa nuova scoperta di questo bellissimo territorio. Siamo con Stefano Dell'Amico, che è una guida cicloturistica. Con lui siamo pronti a scalare il Passo Rolle, che è una delle salite più belle del Trentino. Chi ama le due ruote, chi ama la bicicletta, sicuramente la conosce. Si parte qui dal centro di San Martino e andiamo al Passo Rolle. Quali sono le bellezze che incontriamo? Siamo al centro di San Martino, in partenza per il Passo Rolle, al cospetto delle pale di San Martino. Salita molto facile, accessibile a tutti i tipi di bikers. Senti, è anche conosciuta, qui siamo qua da 5 minuti, ma è piena anche di moto, quindi si può anche fare in moto, questi arrivano da tutta Europa, visto targhe veramente olandesi, tedeschi, qui è apprezzata anche dai famosi bikers, quindi che si godono queste bellissime montagne. Le nostre montagne sono apprezzate da tutti, bikers, ciclisti, macchine, tutti quanti. Ti prendo in parola, prendiamo la bicicletta e facciamoci questa piccola salita dal San Martino fino al Passo Rolle. Vieni anche tu, Lia? Certamente, guadagniamoci la merenda. Ce l'abbiamo quasi fatta, siamo ai 1900 metri, manca poco per arrivare al Passo Rolle, ma avete visto che spettacolo, anche le mucche nel pieno alpeggio estivo, tante motociclette, questo è veramente il paradiso per chi ama la natura, per chi ama vivere all'aria aperta, quindi è l'ideale per la nostra trasmissione televisiva. Bella questa, il 7% la pendenza massima, quindi non è nemmeno tanto difficile, però 5% pendenza media. Abbastanza facile, 23 km dalla partenza da Fiera del Primiero, una bella passeggiata. Arriviamo fino alla fine, ormai abbiamo fatto 30, facciamo il 31, gli ultimi 150 metri, Passo Rolle, poi di là il paradiso della Val di Fiemme e le Dolomiti, del Lago Rai e poi del Catinaccio, la Marmolada, insomma il paradiso sta arrivando. Una volta diceva al fine, diceva il paradiso può attendere, ma ci siamo vicini. Paradiso. Siamo arrivati al Passo Rolle, ce l'abbiamo fatta, 10 km di bellissima salita, tutta la salita abbiamo visto è più lunga perché parte da Fiera di Primiero e 23 km, pendenza media del 7%, però ne vale la pena. Stefano, tu sei fortunato, te la fai tutti i giorni, anche perché sei maestro di sci, quindi questa schiaria te la godi anche d'inverno perché si scia fino a 2400 metri al cospetto delle pale. Esatto, ti ringrazio della bellissima giornata, la bellissima pedalata fatta assieme. E vi auguro un buon pomeriggio. Grazie a Stefano, noi proseguiamo la scoperta di questo bellissimo territorio, abbiamo visto le pale, abbiamo visto la Tognola, abbiamo fatto mountain bike, abbiamo fatto trekking, bicicletta da corsa con queste bellissime salite del Trentino, tutte mappate con la mappa, quindi non potete sbagliarvi. Adesso è il momento di parlare di altre attività outdoor, attraversiamo tutta la valle del Primiero, lasciamo Passo Rolle, San Martino, Fiera di Primiero, 700 metri sul livello del mare, andiamo nella Val Canali, che assieme alla Valle del Vanoi è un'altra delle due valli di questo territorio. Sì.
siamo giunti in Val Canali, che è una delle tre valli di questo bellissimo comprensorio, la Valle del Primiero, Valle Vanoi e questa Val Canali. Questo territorio è circondato dal famoso parco di Paneveggio delle Pali di San Martino. Qui a Val Canali c'è la famosa Villa Vesberg, che è questa casa che vedete alle mie spalle, sede dei feudatari di questo territorio, dei conti austriaci, che avevano qui la loro tenuta di caccia. Ora questa casa, questa bellissima villa, è sede di questo parco. Siamo con Mauro Cecco, che è una delle guide di questo bellissimo parco. Insomma, è un servizio che date ai tanti turisti, questo parco molto visitato. Sì, è un parco che ha 200 km quadrati di superficie e comprende diversi gruppi montuosi. Si va dalle Pale di San Martino alla catena del Lago Rai, alle cime di Bocca Elusia, oltre la foresta di Paneveggio e poi la zona del Lago di Calaita verso la Valle del Vanoi col sentiero etnografico del Vanoi. Insomma, è un territorio abbastanza complesso, eterogeneo, con tante sfaccettature diverse. E anche bello da visitare in tanti modi diversi. Perché, ecco, spiegacene qualcuno. In bicicletta, io so che voi affittate anche le e-bike, le famose biciclette con pedalata assistita che poi me la voglio prendere e fare un bel giretto. Ma poi, oltre a questa pedalata assistita, come si può visitare questo bellissimo parco? Si può visitare principalmente a piedi, perché la maggior parte dei percorsi che ci sono in quota sono tutti pedonali, insomma, si va sui sentieri fino a 2500-2600 metri e anche oltre. Perciò le biciclette permettono di visitare nella parte più bassa, insomma, non è che si va su sull'altipiano. Poi bisogna camminare, bisogna camminare, pedalare, per godersi il parco bisogna toccare la terra, bisogna sporcarsi le mani, fare fatica, insomma, non basta andare a vedere il pur bellissimo museo del parco, il centro visitatori, insomma. Ecco, qui infatti questa è una tenuta di caccia antica, qui eravamo a Austria una volta, tanti anni fa. Cosa avete fatto adesso? Qui è un parco, una sede di un bel parco, mi sembra molto bello. Sì, noi siamo qui in questa villa che si chiama Villa Vesberg, la casa del parco, e siamo qui dal 96. E praticamente qui c'è la sede pensante del parco, ci sono gli uffici organizzativi e poi c'è il centro visitatori dedicato a tutte le valli del parco e c'è una bellissima biblioteca dedicata a Dino Buzzati e poi la fisioteca, che è una chicca che insomma vi invito a venire a vedere. Grazie Mauro che ci hai preparato queste bellissime e-bike pedalata assistita. Ora dove ci consigli di andare? Se avete poco tempo vi consiglio il sentiero delle Muse Fedaie, parte qui dietro dove c'è il nostro fienile con le mostre e poi lungo i prati di Villa Vesberg, qui arrivate fino al laghetto Vesberg e poi ritornate. Un quarto d'ora, 20 minuti con la bicicletta, tranquilli proprio per tutti. Non male come idea, noi andiamo, Lia sei pronta? Facciamoci questo giro in bike qui nella bellissima Val Canali. Qui inizia proprio l'itinerario Muse delle Fedaie, un percorso ricco di biodiversità. Si incontrano un sacco di animali e di faune, ma incontriamo anche dei corridori. Voi da dove venite? Ciao, noi veniamo qua dal laghetto Vesberg e stiamo andando alla partenza della Primiero Dolomiti Marathon. C'è stata una gara qualche settimana fa, ricca di successi, tanta gente, tanto pubblico. Sì, c'è stata una gara, tanta gente, tanto pubblico, Primiero Dolomiti Marathon, partenza da Villa Vesper, 42 km e l'arrivo in centro fila di Primiero. Ecco, il territorio che da dove arrivate voi com'è? Beh, il territorio qui è bellissimo, la Val Canali è uno dei luoghi più belli del territorio di Primiero e la maratona va a toccare proprio tutti i luoghi più prestigiosi del nostro territorio, San Martino di Castrozza, Lago di Calaita e poi la Valle dell'Ose nella Valle di Primiero. Ecco, qui questo territorio si può godere in tutti i modi, bicicletta, e-bike, trekking, voi ve la godete correndo, maratone, mezza maratone. Avete anche il tempo di gustare le bellezze di questo territorio. Sì, hai detto bene, qua d'estate si possono fare veramente tanti sport. Noi siamo appassionati della corsa e quindi ci alleniamo sempre su questi percorsi. Tra l'altro sono disponibili da quest'anno anche per i turisti, i nostri ospiti che verranno a trovarci, dei percorsi sul portale dell'azienda di promozione turistica con le tracce GPS, le difficoltà, i chilometraggi e quindi un'offerta turistica in più anche per chi verrà quest'estate. Tu hai il fisico proprio da maratonetta, in quanto la corri? Beh, io sulle 3 ore.
È mica male buttare via. Sì, dai, abbastanza. Complimenti, quindi buona corsa, buon allenamento. Grazie e buon lavoro anche a voi. Insomma, lì, qui, questo territorio si può godere in mille modi. Chi lo fa a trekking, chi ci va in bicicletta, chi ci viene a sciare, chi ci va di corsa, in e-bike, insomma... Un territorio bello, sportivo, dinamico, ricco di adrenalina. Esatto, tante tantissime opportunità, oggi ne hai vista qualcuna. Per tutte le informazioni, suggerimenti, i tracciati delle corse, passeggiate, percorsi bike, vi rimando al nostro sito sanmartino.com. Floriano, ti ringrazio, alla prossima. Grazie Elia, il tempo a nostra disposizione, cari amici telespettatori, è terminata, è finita questa puntata di Sport da Orte TV Multi, piattaforma TV e web dedicata al turismo e gli sport all'aria aperta. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi e invernali che parlano di mare e di montagna, sulle migliori TV private italiane e su diverse TV nazionali. In questa puntata abbiamo scoperto le bellezze del territorio trentino, posizionato nella parte orientale del Trentino, con San Martino di Castrozza, Primiero, il Passo Rolle, la Val Canale e il Vanoi. Insomma, un territorio molto bello, molto vicino al Veneto, ma nel cuore delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità. Un ringraziamento va a Graziano Bosin per le riprese e il montaggio di questa puntata, a Lia Tamanini dell'azienda per il turismo di San Martino di Castrozza, che ci hanno aiutato a far capire e scoprire le bellezze di questo territorio. Floriano Boni vi saluta e vi ringrazia. Appuntamento la settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza. Volete rivedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive, consultate il nostro sito sportador.tv, che vedete qui in sovra in pressione. Però prima di chiudere, super spot per noi, l'appuntamento ritorna settimana prossima. Ciao, arrivederci da Floriano Moboni.